Sono tante cose che magari poi mi portano a ricordarmi un posto, un'emozione di un momento. Per me l'ispirazione è più la voglia di fare, come adesso ho proprio voglia di scrivere qualcosa o di cantare, e quella per me è l'ispirazione. Appena li senti e senti le persone attorno, è una cosa inspiegabile in realtà, non saprei trovarti le parole, non lo so. E niente, io nei live sto davvero bene, si sente tutta la magia di tutto il momento, delle canzoni, dei suoni e di tutto, e i live sono un posto bello. Ciò che abbiamo dentro nasce più o meno 2 anni fa, la strofa iniziale. Parlo di me ed è quel non saper come fare. Ho tante cose da dire, ma non so a chi. Non ho tanta aria, ma non so respirare. Quando sono uscito da Amici, dopo i primi concerti che ho fatto, mi sono ritrovato davanti al pianoforte con gli stessi accordi e mi è tornata in mente quella melodia e l'ho semplicemente continuata con queste luci, soprattutto non mi. Ed è appunto, parla dei live, è dedicato al live e a quello che sento e a quello che la magia del live mi porta. Quindi anche questa, diciamo, non è una canzone mia, ma di chi è lì in quel momento. E noi, appunto, parla di loro, che è l'ultima traccia. Quindi la prima e l'ultima sono un po' quell'unione che poi schiaccia tutte quelle sensazioni, quei frammenti miei, anche personali, durante quest'estate. In realtà no, perché io ne ho tante altre in generale di canzoni, anche fra le note, su libri, da qualsiasi parte. Ci sono tante canzoni e le canzoni in realtà mi escono molto come parole normali, poi c'è quella magari più bella dell'altra, quella che può arrivarti di più, però a me arrivano tutte. Era un po' un timore che magari la scrittura non venisse capita del tutto, perché magari appunto come ti dicevo tante cose dicendomele da solo non vado nel dettaglio, quindi è più difficile da interpretare. Però continuando a fare canzoni trovo anche modi diversi per dire un qualcosa e in generale non si smette mai di imparare, di fare sempre meglio. E noi, l'ho scritta tutta di pancia col pianoforte, ho mandato al produttore la traccia e si è anche tenuta la stessa metrica, quindi non ha tempo quella canzone, non ha un BPM, non ha niente, è tutto di pancia, sì. Infatti anche nel live è un po'. Ok, ora parto. Questa è una delle canzoni che nasce prima, questa l'ho scritta nel 2019 e poi appena uscito l'ho guardata da un'altra ottica ed era appunto un non smettere di essere chi sei e di fare quello che ti senti di fare, indipendentemente dalle persone che hai attorno. Le lacrime, quindi a cui fa riferimento. Le lacrime sono dolori, tante cose che magari non puoi controllare, non sai controllare, che con il tempo magari riesci a gestire meglio e riesci a affrontarle. Non volevo che nessuno entrasse nei miei testi, perché nella mia testa è sempre stato come se un cantautore dovesse scriversi e trovare il suo lessico, diciamo la sua lingua da solo. Relazionandomi con altri autori ho capito quanto un autore, cambiando una lettera, una parola, una frase, possa trasformare la canzone e farla diventare 10 volte più vicino alla perfezione di quanto una persona possa fare da solo. Sono tante cose che magari poi mi portano a ricordarmi un posto, un'emozione di un momento. Per me l'ispirazione è più la voglia di fare, come adesso ho proprio voglia di scrivere qualcosa o di cantare, e quella per me è l'ispirazione. Sicuramente l'Inghilterra in generale, non soltanto diciamo l'Inghilterra in sé, ma è proprio il cambiare vita e iniziare da 0 a 15 anni. Quello mi ha aiutato molto per indirizzarmi verso appunto una direzione. Lì ho studiato musica ed è stato molto utile. Lì sul momento non pensavo fosse utile perché ero molto confuso, facendo tanti generi musicali, tante cose assieme. Però dopo, quando sono tornato in Italia, avevo già un'idea più o meno di cosa mi piaceva fare fra tutti quei generi che ho fatto. E quindi mi ha aiutato sicuramente.
Cambia tanto, ma sicuramente l'emozione in generale è un'emozione completamente diversa, perché appunto davanti a quella è un po' come se non ci fosse qualcuno. Appena li senti e senti le persone attorno, è una cosa inspiegabile in realtà, non saprei trovarti le parole, non lo so. E niente, io nei live sto davvero bene, si sente tutta la magia di tutto il momento, delle canzoni, dei suoni e di tutto. E i live sono un posto bello.